Salve a tutti ragazzi, io sono Steve, lei è Kana, oggi con io, e questo è Code Vein. Riguardo lo scorso episodio, devo farvi una precisazione, o meglio, devo parlarvi un po' di come è finito Code Vein. Abbiamo sconfitto Nicola, ma non abbiamo ottenuto il codice sanguigno che presumo essere Fion. Invece abbiamo ottenuto una classe, un codice sanguigno appartenente a Cruz, alla regina. Mi sono chiesto comunque come mai, quindi senza troppi spoiler, anche se qualcuno ci sarà, vi posso dire che con questa scelta, che adesso vi vado a spiegare, abbiamo, diciamo, deciso al 100% quale sarà il nostro finale. Non so che tipo di finale sia, ma so che esistono tre finali in Code Vein. Uno buono, uno neutrale e uno cattivo. Quello buono mi pare di capire che lo si possa ottenere salvando tutti gli eredi. Quello cattivo non salvandone nemmeno uno, mentre quello neutrale vi basta non salvarne uno o salvarli tutti comunque tranne uno, o salvarne soltanto uno per acquisirlo. Quindi probabilmente noi faremo quello. Cosa è successo la volta scorsa? Dopo che Nicola è diventata una statua, avremmo dovuto parlarci, esattamente come abbiamo fatto con Aurora, ma nel trasporto, nell'emozione della run, mi sono dimenticato. Effettivamente, si può vedere anche a schermo, non ho visto il prompt di comando, non c'era scritto di premere X, perciò non mi è venuto in mente. Quindi cosa è successo? È successo che Nicola non è stato salvato, purtroppo. Cosa che invece è accaduta con Aurora. Quindi, questo implica che salvare un erede... No, io, anzi sì. Salvare un erede o meno ci permette di acquisire una classe diversa. Se noi salviamo l'erede o comunque la boss fight, ci dà la sua classe, come Aurora, come in questo caso sarebbe stata la classe di Nicola, ovvero Fion, almeno credo. Non salvandola, o non salvandolo, otteniamo una parte della classe della regina, in questo caso il respiro, in quanto Nicola era l'erede del respiro. Nel caso di Aurora avremmo ottenuto, non so, qualcosa sulla cassa toracica, una classe diversa. Quindi questo fatto è molto carino perché permette una rigiocabilità maggiore. D'altro canto, proprio Nicola io lo volevo salvare, quindi involontariamente abbiamo fallito e la scena è diventata più drammatica di quanto non lo sarebbe stato altrimenti. Ora, non ho idea precisa di dove andare, anche se potrebbe essersi aperta la porta viola dell'erede, ma prima... Vestigio di Eos A. La mia domanda è: non posso più ripristinare il vestigio di Fion? Io mi aspettavo che Leda fosse ancora qui, ma forse, avendo fallito noi nel proteggerla e anche lei nel proteggere l'erede, è svanita. Come è possibile che accada a tutte quelle custodi che hanno un erede che non riusciremo a salvare? Quindi io direi di andare direttamente alla porta dell'erede. Noi ci vediamo direttamente lì e scopriamo se si va avanti in quel modo. Questa è sempre la soluzione quando non sappiamo dove andare, no? Mana.
Oh, Eva? Dobbiamo aiutare Jack? Oh, sta male male. Quindi questa non si nutriva da un bel po'? Dici, dici. そこで何もなかに襲われて、ジャックがおとりになって私を大丈夫。襲われたって、そんなところで何をしてたんだ。 私たちの目的は継承者と侵害の維持。継承者の暴走は今も。オッケー、え、フィンクイチェラヴァモ。誰かが継承者を監視し、その兆候があれば、いち早くそれを止める必要があった。継承者は、いわば侵害を抑え込む器。壊れた器は取り替えるしかない。 ハンターをしていたのはそのためか。あらゆる可能性を模索したけど、他に方法はなかったの。この使命を果たすために。でも、それで許されることではないのも分かってる。私が消える時まで、この罪と共に。だから、私は胸に刻む。 自らの思いのために侵害を守ってくれた彼らを、彼らの願い、そんな簡単に見つかるものなのか。代わりの器というのは、そのために私たちのような監視を任務とする継承者がいるの。お前たちも継承者だったのか。ジャックの力で暴走の兆候を見張り、次の継承者が見つかるまでは。 ああ、ok。私の歌には暴走を一時的に抑える力があるから。Ecco perché cantava. カリソメの器。あれはそういうことだったのか。地下洞窟にいたのは、その先の棺に眠る継承者の状態を確認しに行くためだった。 La domanda è: intende Karen? Ma non credo. O uno di quelli che aveva la porta sbarrata? Quindi effettivamente Jack e Eva sono buoni. O comunque gli intenti. Sarà Mido? Giuzo Mido. Sappiamo che lui lo conosce, lo sappiamo. Sapevamo avesse a che fare con Yakumo e anche con la creazione dei Redivivi o qualcosa del genere, ma addirittura un erede?
Belle scoperte, belle scoperte. Prima di andare, però, vediamo se possiamo ripristinare il vestigio di Fion tramite io o semplicemente guardare il suo, quello di Eos. Abbiamo più roba del previsto da fare. Possiamo. Ok. Iniziamo da questo. Contiene i ricordi di Ricky e potrebbe avere qualche informazione su Mido. Alla fine ha cercato di redimersi, Ricky. Cavolo. Nulla di nuovo in realtà. C'era già un accenno di redenzione in un altro ricordo, ma bello. Non sottovalutiamo il fatto che ogni ricordo, oltre a darci comunque delle informazioni, della trama, della lore, ci dà anche delle mosse nuove. Il vestigio trovato ci interessa. Strano concetto per degli esseri probabilmente creati apposta. È stata creata, beh. Perfetto. Fino al giorno della tua salvezza. In realtà ci stavo pensando prima. Adesso non è per toglierci
l'errore che abbiamo fatto con Nicola, ma possibile che lo abbiamo salvato? Uccidendolo definitivamente, forse non sarà più un erede. Quindi, ma chissà. Non so, credo tu sia stata creata apposta per noi, quindi... Allora, il vestigio di Fion lo guarderemo nel momento in cui avremo anche il segmento, il frammento A. Già. Il teletrasporto era quello della stanza sbarrata. Eravamo già scesi con un ascensore qua giù, ma se vi ricordate la porta era saldamente chiusa, quindi non ci serviva una chiave. Ci serviva un evento per aprirla. Pronti, nuova area, caverna cinerea. Vediamo un po'. Ah, Artemide, vestigio di Mia, giusto? Meglio, della classe di Mia. Ottimo. Quindi è stata anche qui. E scopriremo qualcosa in più. Forse molto prima del previsto. Jack. La tua radio è troppo grossa. Lui un po' meno, forse. ニコラのこと気にかけてくれてありがとう。礼を言われる筋合いはない。何者なの？あなたたちを襲ったのは。本来ならばありえないことが起きた。封印したはずの継承者が棺の外に出ることなど。 Aspetta, Mido era un erede, ma è l'unico che è scappato dalla cripta. Ok, vero villain. Perfetto. Quindi sera. Allora, o Mido è un erede ed è scappato dalla sua cripta sostituendo la funzione che svolgeva lui con qualcun altro, oppure il fatto che per
perché dice che gli eredi sono fuori. Dice, Jack dice che è un problema che gli eredi siano fuori. Potrebbe anche essere che sia un problema che i cimeli che avevano raccolto sono fuori. Però se erano dentro Eva lo sono sempre stati. Quindi... quindi boh. Ok, cominciamo con le multiple strade. Ah. Io sembra bella forte. Alla faccia dei doni di supporto, eh? Tonico piroprotettivo. E vaccino antiveleno. Nemici di fuoco? Slash velenosi? Slash entrambi? Allora abbiamo lei sopra, che è stata polverizzata da qualche mossa che non ho visto di io, che può attaccare anche da lontano, quindi... niente male. Schegge perdute. Prima o poi le dovremo usare tutte. Coagulante di core. Non so se è l'oggetto che abbiamo sempre avuto. Ah, ok, previene lo stato falla. Eh no, sono i primi che otteniamo. Rilascia lentamente il core che viene poi accumulato nell'organismo. Visto il suo effetto, si è pensato di usarlo per alleviare la sete di sangue, ma finora, come al solito, non ha prodotto risultati favorevoli. La falla è un veleno sul licore, quindi... perché non mi pare ci sia mai stato inflitto. Ma c'è sempre una prima volta, eh? Complimenti per gli incantesimi. Ma interrotto la bastarda. Allora, mio Dio, quanta roba! Volevo cambiare questa, che ci è servita più che altro nel luogo di ghiaccio e per sperimentare la potenza dei doni ombra, con uno più efficace. Oddio, perché questa sembra un'arena? Andiamo. Complimenti vivissimi. Io è veramente un carro armato. E abbiamo visto che nel... dove l'hai visto? Mamma mia, che occhio. È qui sopra. Sì. Dicevo, nel rigenerare le vestigia, ce ne sono 7 di io. Quindi è possibile che non tutte le sue mosse
si erano al momento rivelate, in quanto comunque è la custode del protagonista, quindi è possibile che abbia un potenziale latente grande quanto il nostro. Martello enorme, che ora sono curioso di vedere assolutamente. Martello massiccio dei corrotti che si ingrandiscono per l'esposizione al miasma. La faccia si è indurita col miasma e un colpo a piena potenza può spezzare la guardia di chiunque. Sono molti gli schiavi redivivi che in cerca di gocce di sangue vanno a subire una trasformazione terribile per possedere una tale arma. Puoi farcela. Va bene, allora, la prima impressione su questo presunto dungeon, meglio, dungeon e basta, per ora non è delle migliori, forse è quello meno ispirato tra tutti al momento. Cioè è carina la caverna, però di caverne ne abbiamo viste fin troppe, che facevano comunque parte di dungeon più grandi e anche più particolari. Qui c'è l'acqua, però è soltanto un dungeon, ecco. Oh! Oddio, da dove sbuchi? Rotta infame. Possiamo continuare ad esplorare, non me la sento di andar via ora. Meglio, più che andar via, insomma, far ricomparire tutti prima di andare via. Ancora acciaio. Siamo più indietro di quanto non sospettassi. Secondo me. Huh. Ok, il posto si evolve, interessante. Prima però continuiamo di qua. Ok, noi eravamo lì sotto. Questo è il nemico che lei ha visto prima. E sì, sì. Oh sì che dovremmo andare. Ma abbiamo il nostro sesto utilizzo della rigenerazione. Finalmente, finalmente lo bramavo da così tanto tempo. Potenziatore di schivate. Siamo andati dappertutto o no? Facciamo un giro al volo.
Ok. C'era effettivamente qualcosa. E sicuramente anche un vischio o qualcosa comunque per poter esplorare questa zona, perché è grande. Non mi va di lasciare indietro una zona così ampia. Ancora Artemide. Ma guarda. Eccolo lì. Oh oh. E lo stun lock funziona. Ok, situazione veramente difficile, molto Dark Souls questa situazione, eppure i mezzi che ci dà Code Vein ci hanno permesso anche di superare 4 di questi nemici. Mappato è Vestigio del Superstite. Credo sia nuovo. Qui la corruzione ha raggiunto livelli spaventosi. Oh! Ci aspettava il varco. Allora, non capisco se si possa scendere di sotto. No, credo di no. Veramente strano come posto. Non mi fa... Continua a non farmi impazzire, però adesso ha una sua identità, ecco. Ancora acciaio. Ah, ok, uno di quei cosi che spara a fuoco, ma palesemente non è solo. Non era solo. Ah, sì, l'ho visto, l'ho visto. Ma non mi fido. Lama deformata più 6 e prepariamoci a un bel bordello. Stamina. Scusami. Noi non ci siamo mai visti, mi sa. Sei un samurai. Cristallo perduto solido.
Questa è la nostra ricompensa. Oh, non ho combattuto particolarmente bene, ma mi ha messo in difficoltà il fatto che a una certa ci abbiano inibito le mosse e sono andato un po' nel pallone. Inoltre continuo a fare un po' di confusione con il tasto della schivata. Purtroppo era da un po' che non giocavo a Code Vein, ho dovuto passare un periodo di malattia non particolarmente roseo e quindi ho un po' dimenticato tutto, ma siamo riusciti a vincere e ad ottenere un'arma che è a due mani, ok? Lama deformata più 6, una spada a due mani con una lama simile a grandi zanne. Uno scaling strano, B e poi tutto di più. Creata dal corpo di un tremendo esemplare dei corrotti, questa strana arma ha il potere di scatenare qualcosa come un dono quando agitata alla massima potenza. Trattiene poco il calore e pare abbia voglia di assaggiare il sangue. Bellissima, veramente molto molto bella. Ah. Mi piace molto. È veramente carina. Ma in realtà tutte le armi di Code Vein sono worth it. Anche solo per provarle, ecco. Ne vale la pena. Poi certo, secondo la build, uno sceglie cosa è più o meno adatto. Ora però... abbiamo visto tutto qui? Già, e vicino all'acqua diventano azzurri, cara io. Dice un altro samurai che difende un oggetto e una stanza chiusa, molto simile a quella che ci tratteneva dal venire qua. Cavolo. Cavolo. Ora ci sono anche i nemici da quella parte. Stiamo attenti. Perché ovviamente non ho fatto il giro, non sono tornato lì a uccidere tutti. Allora, no, mi interessa assolutamente il vestigio. Questo lo prendiamo senza se, senza ma. Artemide con una voce maschile. E mi servono piastrine per poter accedere a questa porta che... sarà l'andare avanti? Ok, io direi che per ora possiamo fermarci così. Abbiamo fatto un numero di foschie incredibile. Saliamo parecchio, livello 83. Abbiamo esplorato il 100%. Ovviamente il 100% è grazie al vischio, però abbiamo una piccola area ancora da esplorare. Lo faremo la prossima volta. Vediamo anche se imparare nuovi doni o se ascoltare qualche vestigio. Per adesso ragazzi direi che è tutto, noi con le due ragazze, una più potente dell'altra, ci vediamo al prossimo video.